Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Quest'oggi volevo darvi un consiglio su come suonare meglio, ok? Un consiglio, un piccolo trucchetto per emozionare. Quindi suonare cosa significa? Suonare significa emozionare, ok? Quindi in qualsiasi livello voi siate, sia principiante che intermedio o soprattutto esperto, riuscite ad emozionare suonando appunto la vostra chitarra, ok? In qualsiasi modo, l'importante è che riuscite a fare delle canzoni abbastanza bene e poi riesca ad arrivare a emozione, nel senso che se fate una canzone e non vi bloccate e non riuscite a fare gli accordi o la ritmica, quindi questo cosa significa? Che non arriva emozione, quindi non si riesce a appunto emozionare chi ascolta. Ok, o anche noi stessi, per carità. Per quello è brutto all'inizio, perché magari non si riescono a creare melodie, accordi, ritmi per poter appunto emozionare. E voglio darvi un piccolo trucchetto per quando si suonano accordi e ritmi, che quindi si fanno delle canzoni, riuscire ad emozionare, ok? Prima di svelarvi questo trucchetto, volevo dirvi che abbiamo attivato lo sconto del 50% sul mio corso Chitarra Digitale, che è il mio corso per imparare a suonare la chitarra proprio come faccio io, quindi dalla A alla Z le vostre canzoni preferite direttamente da casa vostra. Quindi comodi da casa vostra, 200 lezioni, 21 ore, link qui giù in descrizione per accedere allo sconto. Il trucchetto, ragazzi, è molto semplice. Si tratta di suonare, ok, unire i vari accordi durante il giro della canzone, ok? Vi faccio un esempio. Almost heaven, West Virginia, Blue Edge Mountain, Shannon on the River. Questo è un giro di una canzone, ok? Country Road, Take Me Home. E cosa succede? Questi sono gli accordi, il giro normale, no? Na, 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 na. Cosa succede? Che fa anche nella canzone? Se noi proviamo ad unire gli accordi, quindi il giro di accordi, con delle scalette che portano dal primo accordo all'accordo successivo, quindi dal Sol al Mi minore, ok? Dal Mi minore al Do e dal Do al Re, ok? Cosa possiamo fare? Attenzione, guardate, ok? Almost heaven, West Virginia, Blue Edge Mountain, Shannon on the River. Come anche all'inizio della canzone, cioè sentite queste scale che facciamo per dare più emozione ed unire maggiormente gli accordi, ok? Quindi cosa facciamo? Ritroviamo questi partner, vi faccio un altro esempio veloce, che ritroviamo per esempio in Alleluia, ok? Potremmo fare... Ma noi cosa facciamo? Di accordi, queste unioni di accordi vengono bene maggiormente in determinati gruppi di accordi, ok? Passiamo dal Sol maggiore al Mi minore con le due ditina, se vogliamo farlo aperto, ok? Facciamo appunto questa scaletta Sol, Fa diesis e poi passiamo alla corda vuoto che è il Mi e facciamo poi il nostro accordo, quindi ok? Ok? Altro tipo di accordo? Do maggiore, la minore, ok? Quindi? Oppure il contrario, quindi? Al posto di fare... Come facciamo? Ok? Emozioni in più, ok? Ritroviamo anche un altro pattern, per esempio questo è un po' più difficile, ok? Però... Passiamo a livello un po' più intermedio, dal La maggiore andiamo a fare, attenzione, quindi quarto tasto della quinta corda, quindi La maggiore, attenzione, Do diesis, per poi passare al Si minore, quindi, ok? Oppure
diesis e passiamo al re. Quindi, ok? Quando vi capitano questi giri di accordi che state suonando la canzone, voi provate a pensare che ogni tot potete aggiungere, unire questi accordi e emozionare di più, ok? Altro esempio, per esempio, anche qui, la maggiore col barré, visto che ci siamo, ok? O posizione facilitata, oppure posizione del barré per passare al fa diesis minore. Quindi abbiamo, per esempio, cosa facciamo? Proviamo a fare passare per il, attenzione, sol diesis minore e poi passare al fa diesis minore, quindi al posto di fare ok? Ovviamente poi potete aggiungere tutti i vari sus 4, sus 2, no? Ma questo lo spiego interamente, come vi ho detto, nel mio corso chitarra digitale, ok? Che trovate qui giù in descrizione, se volete suonare le vostre canzoni preferite, proprio come faccio io, che è anche il motivo per il quale questo canale ancora esiste, proprio perché tantissimi studenti, più di 900 studenti, si sono iscritti a questo corso e vi ringrazio per questo, e anche voi perché insomma state imparando a suonare le vostre canzoni preferite. Ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono questi trucchetti, questo approccio, no? Di insegnamento, un po' più che si discosta dai tutorial, fatemelo sapere qui giù nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!